Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video di Evamore. Oggi siamo qui tutti insieme. Siamo qui per parlarvi, per fare un questions and answer, per rispondere a delle domande che abbiamo ricevuto, parlarvi un po' più di noi e raccontarvi appunto cosa facciamo, chi siamo e rispondere ad alcune delle vostre curiosità proprio su di noi. Che cos'è l'amore? Cos'è Evamore? Evamore è il nome che abbiamo dato a questo nostro progetto che ci vede in pista ormai da molti anni. Abbiamo scelto di condividerlo pubblicamente perché ci ha permesso in questi anni di comprendere tantissime cose legate alle relazioni umane e affettive. Ci siamo resi conto che sono elementi utili che possono essere condivisi con voi perché per noi hanno portato dei grossi cambiamenti nella nostra vita e pensiamo che possa essere di aiuto anche a voi. Chi fa o ha fatto parte di Evamore? I fondatori di Evamore sono le persone che hanno scelto di fare questo passo, di pubblicare le proprie ricerche. Non tutte le persone che hanno fatto parte di questa esperienza hanno scelto di condividere o di portare la loro esperienza in modalità pubblica. Nell'arco degli anni, nel nostro percorso, hanno partecipato anche uomini. Carino, anche Allora, siete tutti in relazione poliamorosa, questa è facilissima. Attualmente viviamo situazioni diverse, abbiamo persone single, persone che hanno scelto di vivere in coppia e persone che vivono una dimensione poliamorosa. Perché non condividete le vostre relazioni attuali? Nel decidere come portare questa esperienza di vita, abbiamo scelto di portarlo in maniera più didattica, quindi di portare queste esperienze, anche a volte personali, ma affinché siano utili, usufruibili a più persone, affinché questi possano essere degli spunti, delle risorse per orientarsi meglio nel mondo relazionale. Quindi preferiamo evitare la nostra sfera privata, quindi entrare nel dettaglio di chi sta con chi, e quindi di anche fare nomi di persone perché crediamo che distrarrebbe dall'obiettivo. Siete etero? Ah, etero, ok. Allora, homo, etero, bi, eccetera. Queste categorizzazioni noi non le prendiamo molto in considerazione, pensiamo che non siano un elemento rilevante all'interno della nostra ricerca, che è una ricerca che si è orientata principalmente sulla persona. Per noi la persona è un riferimento centrale, quindi indipendentemente da quelle che possono essere le distinzioni. E questo ci ha dato nel tempo risultati migliori che andare necessariamente a definire a tutti i costi un qualche tipo di struttura, schema o appunto categorizzazione. Adesso abbiamo, qual è l'obiettivo di Evamore? L'obiettivo di Evamore è quello di dare degli spunti, un'utilità in quello che è il mondo complesso delle relazioni, dei sentimenti, e anche della sessualità. Quello che noi vogliamo portarvi è la condivisione di quello che abbiamo imparato, che abbiamo capito e che può aiutarvi a orientarvi in questo mondo complesso e anche interessante e coinvolgente. L'ultima, Quindi cosa quindi cosa fate? fate? Oltre a fare divulgazione, creare contenuti usufruibili da tutti, abbiamo la possibilità di offrire dei percorsi personalizzati nel mondo delle relazioni, in particolare nel mondo del poliamore, che è molto complesso e anche poco vissuto, ci sono pochi riferimenti, ci vanno molte accortezze, delle attenzioni, delle linee guida, una direzione. Ecco, noi crediamo con la nostra esperienza di poter essere di aiuto ad avere degli elementi in più e poter tramite la nostra esperienza farvi vedere dei punti nuovi di osservazione della realtà. Quindi troverete sul nostro sito web, quindi www.evamore.org, trovate i riferimenti per poterci contattare, per poter anche lavorare insieme a noi un percorso personalizzato che vedremo insieme come strutturare, come eventualmente organizzare, rispondendo nel modo migliore possibile alle vostre domande.
tenete conto sempre che tutto quello che noi condividiamo con voi non è teoria, ma è frutto della nostra esperienza diretta sul campo, come si dice in gergo. Comunque tutti i link utili sono qui sotto in descrizione. Viva l'amore! Ci vediamo al prossimo video!